e porno più, io non me ne posso più. E allora vado su YouTube solo per voi. E gli Arcade Boys. Siamo tutti figli della me come i Trap Boys. E gli Arcade Boys. Se fate rap oppure trap sarete vittime degli Arcade Boys. Felice aggresso, figli della me. Cosa sei aggressivo stamattina? Perché porcato da uno spugno che Gesù ca. Bene. Senti, voglio sentirla subito perché Gem ha fatto una premessa super importantissima, probabilmente che avrei fatto anche io. Cioè, ha detto la stessa roba che ha detto Rico Mendoza quando ha fatto il featuring con Jake. Ha detto, ok, li ascoltavo da piccolo, ci faccio il featuring. Sì, sì, però con Jake diciamo che ok, perché è già la seconda ondata. Sì. Ma Neffa, cazzo, Neffa è uno di quelli che veramente ha scritto una pagina importantissima per il rap e l'hip hop italiano, e soprattutto per quegli anni lì dove c'era tutta la discografia contro. Lui riusciva comunque ad arrivare dove voleva. Mi ricordo praticamente stazionava su MTV. Sì. Ma che poi Gem, essendo nostro coetaneo, tuo, vabbè, nostro nel senso io delle mie multipersonalità, sì, è cresciuto ascoltando Neffa veramente. Quindi adesso qua c'è proprio un riconoscimento da parte di Neffa verso il lavoro, certo, e tutto quello che ha fatto Jamie Tates per il rap. Cannette a parte, ma non anche cannette in, magari Neffa aveva bisogno delle cannette di Jamie, però per tutto il resto figo. Sai, il lockdown, uno non sa come dove prenderlo. Neffa come quel Cilum sta. Invece io sono veramente curioso perché Neffa ultimamente sta ritornando sempre in questo da che si era spostato da questo tipo di ambiente, andando magari in un ambiente più pop, più urban, ma di maggiore impatto. Sì, pop, brutto dire Neffa pop, ma ho avuto un flashback di te che ti accendevi un Cilum a un'orgia qua a Novara. Ha detto lo accendo io, però è solo tabacco, vero? Perché io sono straight edge. E tutti sì sì, stappati sto Cilum, e tu l'hai acceso perché è straight edge, però perché volevi far vedere che comunque non è che ti pisci dei Cilum. Non è mai successo, se è successo da 20 anni fa. Eclissi 25. Prima di cominciare, figli della me, abbiamo bisogno del vostro like qua sotto, ma ricordatevi anche di commentare il video dicendoci cosa ne pensate. E soprattutto non mandarci i tuoi pezzi da ascoltare in privato. No, perché perché mercoledì sera su Twitch ritorna il Falli Tones Never Dies, il nostro punto di incontro da talent scouting tra voi e la fama. Quindi quest'anno tantissime novità, mi raccomando, ricordatevi di partecipare alle 21 soltanto con la sub, è totalmente gratuita se avete Amazon Prime. Detto questo, cominciamo con la reaction perché sono curiosissimo. Bastardo, taglia. Oh, to flashback. Federica. Dormire mezzo morto, c'è la tempesta sopra il porto. Mi dicevo Davide puoi farcela, ma forse penso a quello che ho adesso. Questo è il mio lavoro onesto. Se ti rimane chiuso il cuore, l'ho fatto solo. Sembriamo felici, c'è la mia vita. Le vocali. Lascia però lasciami correre, dritto fino a non so dove, mentre nei miei sogni piove. Ricordo come mi guardavano, ma sta in B, raga. Ancora non sapevo se in grano o no. Stai sempre a casa, bro, mi chiedeva altro, passami una chiamata per prenderti le mie strade rosso. Con sangue picchia, picchia, cosa hai fatto? Ora siamo felici. Molto sensibili alle sfumature. Alle sfumature metal su un R&B molto figo. Linee vocali che sfiorano anche il qualcosa di K-pop, quando il K-pop comunque riprende l'R&B. Quindi è tutto, tutto un gran giro. Tutto un gran giro. Definiamolo totalmente come urban, che sì, secondo me, sì, senza sì, andare su mille voli pindarici su quali tipi di generi, ma non per altro. Ma no, quali ma tipi di vai mai ricordato. E che poi, e poi diventa veramente troppo. Cioè, con Neffa che c'è anche del jazz. Sì, quindi capito. Ma mi ha ricordato tante cose. Il pezzo di Jamie Tights quando ha fatto tutta quella tirata, quella sfumatura, dicendo dai Davide ce la puoi fare, però figurati se poi alla fine qualcosa non va male. Lì ha fatto una linea vocale della Madonna. Mm-hmm. Col suo, con la sua voce spaccata.
figata merda, no? Che tu, quella roba lì l'hai sempre sentita con delle voci, sai, tutte fighine, impostate, black, eccetera, cantata da lui, dici vabbè, ma che è figo. Ma infatti secondo me sta prendendo una via che lo farà crescere proprio molto di più dei suoi colleghi, eh? Sì, perché poi non si fossilizza. Ha fatto, vabbè, quei due, tre... Perdonami, scusami. Adesso poi me lo dici, ma Genitez, abbiamo sempre pensato che a livello artistico sia valido. Appunto, valido. Stavo appunto dicendo, la piccola parentesi, ha fatto giusto quei 2-3 anni che lo prendevamo in giro per le cannette, ma era una roba dello show Arcade Boys, ma lui musicalmente ha sempre dimostrato, quando c'è da dimostrare, che faceva delle cose. Beh, anche, sì, anche, non cervellotiche, ma musicalmente attento a delle cose, sempre però sulle sfumature. Ah sì, è una cosa molto interessante anche vedere, appunto come dicevamo prima, il Neffa nazionale che mette una sorta di marchio su una cosa così importante. E ti fa il ritornello, non perché, sai, non è Capo Plaza che gli fai fare il ritornello, che lo lascia lì, bravo. Ma il Neffa ti fa un valore aggiunto. E non è, perché non è il nome clickbait qua, attenzione, esatto. Qua abbiamo un nome importante che ha segnato un'era e che soprattutto è musicalmente imponente sul anche mercato. Anche perché il ritornello di Neffa, a mio avviso, è come dire il ritornello di Tiziano Ferro. Cioè, capito. Cioè, è gente che fa i ritornelli perché è, tra virgolette, specializzata nella musica, quindi il ritornello è la parte più importante, bla 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 bla. Quindi, attenzione, non è che Jamie Tyson gli attiva, fammi il ritornello, no, è diverso. Voglio, fateci sapere qua sotto cosa ne pensate anche voi, perché è molto interessante sapere anche le nuove generazioni, ma anche i vecchi come i vecchi, ma anche i ragazzi, ma anche la gente come noi, come Jamie Tyson, che ha vissuto Neffa sulla propria pelle e nel proprio stereo da sempre, da negazione, per farvi capire. Raga, tanta roba, fateci sapere qua sotto. Ci vediamo mercoledì sera su Twitch per l'X Fallitones Never Dies. Ciao, ciao.